Vogliamo raccontare quello che potrebbe succedere attraverso General Counsel, professionisti e Chief Compliance Manager che si confronteranno su. Io vi racconto un po' i punti che andremo a analizzare in questa maratona. Io la definisco così perché di fatto iniziamo adesso e andremo avanti per le prossime ore ascoltando diversi protagonisti dell'argomento. Rapporto tra rischi penali e responsabilità individuale, prevenzione e sicurezza. E poi come rivedere i modelli 231 del 2001 direttamente allegato e collegato alle imprese e il documento di valutazione dei rischi. La parola rischio è una parola che ricorrerà molto spesso, ma perché vogliamo cercare di capire come arginare gli eventuali rischi per difendere l'azienda da un abuso della responsabilità penale. Poi parleremo di quali sono le opportunità proposte e offerte dal decreto liquidità, di cui si è parlato molto, il decreto, uno dei decreti cardine del nostro governo. Quali soluzioni adottare per contemperare al meglio adempimenti giuridici e business continuity? E poi ancora la prevenzione del rischio contagio e impatto sulla privacy e naturalmente per concludere l'incidenza del nuovo rischio biologico sugli investimenti. Naturalmente, se volete intervenire, fatelo attraverso tutte le nostre piattaforme, mandateci messaggi anche per parlare con i nostri ospiti che tra poco vi presenteremo. Peraltro, la trasmissione si dividerà in vere e proprie sessioni tematiche. Partiamo dalla prima, nella quale cercheremo di capire quale impatto hanno avuto le nuove categorie di rischio, parliamo di rischio biologico in primis, affiorate in questa fase di emergenza proprio sugli asset e sugli investimenti. E io vado subito a salutare chi ne parlerà con me, Filippo Gaggini, Managing Partner di Progressio SGR. Buongiorno, buon pomeriggio. E Marina Montotti, General Counsel del gruppo BNP Paribas Real Estate. Grazie anche a lei e benvenuta naturalmente sulle fonti TV. Ecco, non la sentiamo, adesso tra poco sono sicura che riusciremo anche a sentire. Ecco, perfetto, ci ha messo proprio un secondo per sistemare il tutto. Io però partirei da Gaggini perché insomma ho già fatto una premessa abbastanza ampia, quindi non voglio più togliere tempo a voi. Abbiamo parlato di fase di emergenza globale, ormai lo sappiamo tutti, tutti stiamo guardando avanti, però con lei volevo capire quale impatto ha avuto questa emergenza globale sugli asset che avete in portafoglio. Certo, grazie e di nuovo buon pomeriggio a tutti. Parto con contestualizzare un po' la ottica, l'orizzonte che abbiamo avuto in questi mesi. Noi gestiamo due fondi di investimento per poco meno di 500 milioni e attualmente abbiamo in portafoglio 8 aziende. Nelle 8 aziende ne abbiamo 5 che lavorano nel mondo food and beverage e 2 nel mondo dell'arredamento e 1 nel mondo del fashion, diciamo così. E sicuramente ci siamo trovati alla partenza dello shock, del lockdown, in una situazione davvero imprevista ed imprevedibile. Nessuno di noi avrebbe potuto immaginare quello che è successo e l'impatto che c'è stato, che abbiamo avuto, è sicuramente stato quello nel dover immediatamente monitorare la liquidità aziendale. Significa che il primo impatto è stato quello di dover capire, a fronte degli impegni ordinari e quindi non straordinari delle nostre aziende, quelle che potevano essere degli impatti di liquidità. E quindi abbiamo dovuto fare i conti con delle possibilità di ricorrere a strumenti di finanziamento per fare in modo che tutte le scadenze e le necessità finanziarie delle aziende potessero essere rispettate. Secondo impatto che abbiamo cercato di monitorare anche per i nostri investitori è stato quello sulla catena del valore. Mi spiego, ogni azienda ha una catena del valore che è divisa in 4 parti, quella degli acquisti, del procurement, tutta la catena del valore legata, tutta la parte legata alla produzione, alla logistica e alla vendita. E quindi abbiamo monitorato i nostri 8 asset in funzione dell'impatto questa situazione imprevista aveva sulla catena del valore. In alcuni esempi avevamo la possibilità per alcune aziende di proseguire la produzione perché erano inserite nella lista prevista dal decreto ministeriale, ma c'erano dei problemi di fornitura. Quindi Certo. abbiamo avuto un impatto sia finanziario che un impatto poi di produzione, logistica e vendita, in cui ci Certo. siamo
tutti quanti in questi mesi. Certo, ecco, ovviamente poi la faccio continuare se non ha ancora terminato, perché è chiaro, non l'abbiamo detto, ma insomma questa emergenza coronavirus ha causato un'interruzione senza precedenti proprio nell'operatività delle imprese, no? E quindi di conseguenza bisogna fare i conti con più aspetti, intanto con questa interruzione totale e poi con quello che inevitabilmente cambierà da adesso in avanti, anche perché noi parliamo di ripartenza, ma la ripartenza sarà anche graduale. Quindi insomma bisogna fare i conti con tutto quanto. Ecco, lei me lo Assolutamente. stava elencando, insomma, quindi mi sono permessa di dire che effettivamente questa è un'altra premessa da cui necessariamente bisogna partire. Sì, diciamo che la cosa che ci siamo resi conto, ahimè, che a differenza della crisi del 2008, che è stata una crisi sicuramente originata da una serie di tematiche legate a motivi finanziari, lei è stata impattata in maniera immediata, tutta la real economy, tutta l'attività, diciamo, sana, produttiva di servizi e di consumi, e nessuno di noi si sarebbe aspettato questa interruzione violenta delle aziende, che ha determinato uno shock davvero senza precedenti. È vero, è vero. Allora, Montotti, arrivo da lei, ovviamente, insomma, può assolutamente ricollegarsi anche a ciò che il collega diceva. Se mi permetto di chiederle se anche lei definisce questo periodo un periodo realmente caratterizzato da uno shock senza precedenti, e poi facciamo un passo ulteriore a partire proprio dalle limitazioni normative. A quello che è avvenuto, insomma, in seguito delle limitazioni normative Covid, qual è stato l'impatto per voi? Quindi stessa domanda, insomma, aggiungendo magari dei tasselli ulteriori. Sicuramente lo shock è stato ed è stato forte per tutti. L'effetto di questo su gli immobili, su quelli che sono gli asset di BNP Paribas Real Estate è stato ed è importante. Noi, come BNP Paribas Real Estate, la società di gestione di risparmio, gestisce circa 24 fondi immobiliari, diciamo 4-5 miliardi di euro di fondi gestiti, e poi c'è tutta l'attività, ci sono le attività di business relative al property management, alla gestione degli immobili, relativi all'advisory, quindi le attività di brokerage, eccetera, nonché le valutazioni sugli immobili stessi. Quindi l'impatto immobiliare, diciamo, della crisi del Covid su tutto ciò è stato immediato, perché noi abbiamo vissuto dal punto di vista immobiliare l'effetto di un secondo dopo di quello che era diciamo, la reazione dei mercati, quindi un primo impatto sicuramente sui canoni di locazione, sui canoni di locazione a seconda degli immobili gestiti, in primo luogo gli immobili ad uso commerciale, siano essi centri commerciali, retail center o medie distribuzioni, o in secondo luogo sugli uffici e in misura anche ridotta sul residenziale. Quindi c'è stata una sospensione canoni, richieste di rinegoziazione. Situazioni anche sicuramente piuttosto immediate di impatto. Un secondo effetto, direi, ancora per durare, su cui impatti si stanno valutando, si sono valutati, ma ancora sono in corso di valutazione, è il riflesso sul valore degli immobili medesimi, su queste categorie di immobili e le valutazioni che vengono effettuate sugli immobili di cui parlavamo. C'è da precisare che, per quanto riguarda dal punto di vista normativo, i fondi immobiliari hanno una sorta di bilancio, diciamo, un rendiconto del fondo che viene effettuato 2 volte l'anno. La valutazione effettiva di questo avverrà dopo il 30 giugno per la maggior parte dei fondi, e quindi avremo una valutazione da parte degli indipendenti e un effetto degli esperti indipendenti, un effetto sul valore dell'immobile che si apprezzerà, direi, dopo il 30 giugno, perché il semestre di riferimento è 1° gennaio-30 giugno. Ok, Quindi certo. Quindi bisogna aspettare, diciamo, per avere anche dei dati più effettivi, bisognerà aspettare la fine del mese, sostanzialmente. esatto. Stava dicendo forse qualcos'altro, Montotti, No, prego. Ok. direi che sono i due impatti Sì. fondamentali dal punto di vista immobiliare: canoni di locazione e valore dell'immobile, deprezzamento, eventuale deprezzamento dell'immobile, sono quelli di più immediata percezione. D'accordo, d'accordo, chiarissimo. Allora, cominciamo a parlare anche della parola che ho detto che sarebbe ricorsa più volte durante questa trasmissione, ma per cercare di superarla, cioè la parola rischio. Gaggini, torno da lei. Quali sono gli accorgimenti che avete adottato in questo periodo e che adotterete nel prossimo
periodo per gestire proprio il portafoglio, scusi, il profilo di rischio dei portafogli, quindi insomma collegandosi anche a quello che già ha detto prima. Sì, dunque, partiamo dalla parte finanziaria. Lo abbiamo sempre fatto, ma non c'è mai limite alla gestione del rischio da questo punto di vista, quindi ci siamo dotati, cioè abbiamo dotato tutte le nostre 8 aziende di strumenti finanziari con un grado di flessibilità molto superiore al precedente periodo e soprattutto abbiamo cercato di dilazionare alcuni pagamenti, alcuni rimborsi di rate di finanziamento legati ad operazioni di investimento, sempre per non sapendo prevedere quello che sarebbe stato il percorso successivo di questa situazione di lockdown, volevamo vivere in tranquillità da questo punto di vista con riferimento agli impegni che dovevano fare fronte le aziende. I secondi accorgimenti sono stati quelli legati ad andare a individuare lungo la catena del valore delle aziende delle possibilità di forniture alternative, delle possibilità di gestione del magazzino più efficienti e come terza attività, e questo se volete è il bicchiere mezzo pieno di questo periodo dove si fa veramente fatica a vedere un impatto positivo, è tutto il mondo digital. Tutte le nostre aziende si sono dotate in tempo, devo dire record, nessuno di noi se lo sarebbe aspettato, di uno sfruttamento di tutto ciò che rappresenta il digital, sia come canale per la vendita, ma anche per la gestione dei rapporti di lavoro quotidiani. Certo. E quindi questo, se volete, è il vero aspetto positivo che sta uscendo da questo disastro economico che stiamo vivendo. Certo. Diciamo l'opportunità che in qualche modo si è profilata quando ancora l'emergenza era anche più evidente, no? Quando era ancora più sanitaria, certo. Beh, poi diciamo che bisogna saper partire da lì per sfruttarle. È chiaro che il percorso sarà lungo e non immediato, però insomma, piano piano le strategie dovranno essere messe sicuramente in luce. E appunto, Montotti, come divisione legal, cosa avete fatto e cosa state facendo? Ovviamente anche proiettati verso il futuro proprio per supportare le varie linee di business per affrontare al meglio i rischi. Ancora questa parola. Come direzione legale ci siamo sicuramente trovati di fronte a un periodo di iperproduzione normativa, direi. Sono state emanate più norme in Grazie. questi 2 o 3 mesi, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, per cui c'è stato bisogno forte, innanzitutto proprio dalle prime ore, dai primi momenti di lockdown fondamentalmente, dai primi DPCM che sono stati emanati, di un intervento da parte nostra di funzione legale che era quello di semplificare, di chiarire e dare una diciamo immediata lettura e chiarimenti per quello che riguardava l'impatto di queste norme. Quindi fondamentalmente abbiamo posto in essere dei legal alert, delle chiamiamole newsletter, ma molto molto semplici, molto molto immediate, che servivano ai nostri colleghi, al business, alle persone che lavoravano intorno a noi, di capire esattamente per quella norma, per quella decreto, per quel decreto legge, per quel che era, di capire che qual impatto per il suo business, per quello che lui stava facendo, lei stava facendo, eccetera, eccetera. E quindi siamo poi intervenuti in un secondo momento che è stato anche lì non semplicissimo, è stato il momento in cui c'è stato il frazionamento, direi, a livello regionale e locale, perché oltre ad avere la normativa nazionale abbiamo avuto ovviamente normativa locale che non necessariamente coincideva con la normativa nazionale, per cui, che so io, se hai un centro commerciale in quella che sta la zona rossa, devi gestirlo immediatamente in un certo modo, oppure se i tuoi codici Ateco, il codice Ateco della tua azienda, li ricorderete tutti, sono stati la normativa nazionale, a un certo punto non ha coinciso completamente con la normativa, per esempio, della regione Lombardia, abbiamo dovuto dare indicazioni, ma nel giro di veramente qualche ora, di cosa fare, non fare, aprire, chiudere, mandare fuori le persone o no. E questo è stato molto, direi, utile, gli strumenti, lo strumento digitale di comunicazione. Ad essa si aggiungano tutta una serie di attività, di pareri, legal opinion, risposte anch'esse di temi di carattere generale. Faccio degli esempi sull'immobiliare, concetto di forza maggiore, ma non per l'immobiliare, in generale dal punto di vista legale, cos'era il concetto di forza maggiore applicato al coronavirus. Digitalizzazione, ne ha parlato
Gaggini poco fa, l'impatto della firma digitale, eravamo già digitalizzati, ma abbiamo dovuto incrementare velocemente e chiarire tanti punti dubbi e grigi. Recesso per giustificato motivo nei contratti di locazione, cose di questo genere. Si Sì. mandavano, state mandate, discipline molto semplici, molto pratiche per permettere a tutti di capire immediatamente e di operare in maniera efficace e veloce. Ok, beh sì, la velocità e l'efficacia, insomma, chi ha saputo in qualche modo farle sue ha avuto un, come dire, un'impronta più importante e più netta. Allora, dovendo arrivare alla conclusione di questa prima sessione della nostra trasmissione di oggi, Gaggini, le faccio una domanda che vuole appunto essere di buon auspicio, no? Anche, mi piacerebbe sapere quali sono le categorie di asset che si sono mostrate più resilienti in questo periodo, magari sulle quali puntare, no? Nel medio periodo, mettiamola così, o comunque per periodi diversi, se lei ci vuole anche dire quali sono e come si può agire su di esse. Certo, sicuramente ce ne sono due che avevano la caratteristica della resilienza percepita già prima di questo shock, che erano il settore del food e il settore pharma. A questi, devo dire, se ne sono aggiunte, se ne stanno aggiungendo sempre di più due settori, due macro categorie, che sono quelle del mondo digital e quello della sostenibilità. Devo dire che io faccio questo mestiere da 25 anni e mentre 25 anni fa nel mondo degli investimenti si lavorava cercando di organizzare delle operazioni con un risvolto finanziario abbastanza importante. Oggi la possibilità di fare degli investimenti di qualità nasce dalla capacità di individuare quelli che sono gli asset che dal punto di vista industriale performano meglio. E per fortuna tutto ciò che è sostenibilità sta sempre più diventando una necessità e non più una moda, e quindi ci si rende conto di come nel settore della sostenibilità ci sono degli asset veramente molto interessanti su cui investire. E appunto, oltre a questo, si aggiunge tutto il mondo digital per quello che dicevo prima, per la necessità di approntare degli strumenti di gestione che possono permettere sia di essere resilienti rispetto a questi shock, ma anche per riuscire ad arrivare al consumatore in maniera più intelligente. D'accordo. Montotti, prima si è parlato anche con Gaggini di sfide e opportunità. Se le dovessi chiedere quali sfide e opportunità vi attendono nel medio periodo? Come Imperial Estate direi che ci ricolleghiamo al concetto di luogo di lavoro e di come sta cambiando, come è cambiato, già forse è già cambiato, ma sicuramente come gli effetti di questo cambiamento si avranno nel tempo a venire. Noi sappiamo che il luogo di lavoro è fondamentalmente storicamente un immobile, sia esso in proprietà, in locazione, ma è un immobile, ancorché adesso stia diventando un concetto un pochino più virtuale, luogo di lavoro virtuale, siamo sempre stati collegati a un immobile. Quindi le aziende stanno ragionando e pensando e ripensando alle loro esigenze in termini di luogo di lavoro, per cui se hanno bisogno di più spazi, meno spazi, di spazi diversi, di spazi organizzati in maniera diversa, lì interviene, c'è il ruolo delle società come Bempé che real estate che possono intervenire, quindi da una parte l'assistenza a livello brokerage, mediazione immobiliare, dall'altra l'assistenza per esempio da parte delle società di property management, per esempio sul fit up degli spazi, oppure l'assistenza in materia diciamo più advisory, consulenziale per il riposizionamento di immobili che potrebbero non essere più appetibili dal punto di vista, che so io, locazione d'uso ufficio, ma potrebbero esserlo dal punto di vista con una valorizzazione opportuna dal punto di vista residenziale. Immobile in centro a Milano non appetibile per l'ufficio, ma potrebbe esserlo per altro, per Certo, esempio. certo. E detto questo, altro elemento importante è il ritorno ad una situazione, direi, fisiologica di flussi di cassa degli immobili, cioè si parlava prima del canone di locazione, le morosità sono cresciute in maniera importante, è necessario che gli immobili rientrino presso una stabilizzazione dei flussi di cassa con piani rientro, piani di pagamento, rinegoziazioni, eccetera, per garantire la redditività dell'immobile stesso.
Certo, tutto molto chiaro. Allora, naturalmente ci risentiremo più avanti per un ulteriore bilancio. Io vi ringrazio perché avete aperto con me questa trasmissione e ringrazio Marina Montotti, General Counsel del gruppo BNP Paribas Real Estate, e naturalmente anche Filippo Gaggini, Managing Partner di Progressio SGR. Grazie a entrambi. Grazie mille a voi. Noi andiamo in pubblicità e tra poco torniamo con la seconda sessione. Restate con noi.